Baba Vanga ha nominato i segni più divini dello zodiaco. Benvenuti nel nostro canale, dove la magia e i misteri del passato incontrano il presente. Oggi ci immergeremo in una delle previsioni più intriganti della grande indovino Baba Vanga. Lei non solo vedeva il futuro, ma poteva anche determinare quali segni zodiacali hanno qualità veramente divine. Chi sono questi segni scelti che, secondo Baba Vanga, portano potere e luce speciali? Unisciti a noi per rivelare questo segreto. Scopri quali segni zodiacali sono stati contrassegnati come divini e cosa significa questo per le persone nate sotto questi segni. Davanti a noi c'è un viaggio nel mondo dell'astrologia e delle antiche profezie, pieno di scoperte e miracoli. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre al corrente delle storie più emozionanti e dei segreti astrologici. Possano le stelle condurti ancora da noi. 1. Pesci. Tra tutti i segni zodiacali, i pesci sono spesso associati all'empatia e alla profonda sensibilità. Baba Vanga sosteneva che i pesci hanno una capacità unica di simpatizzare e comprendere gli altri a un livello tale da equivalere quasi ad abilità soprannaturali. I pesci vedono e sentono cose che la maggior parte non può vedere, rendendoli un ponte tra il mondo materiale e le dimensioni più sottili dell'emozione e della spiritualità. 2. Acquario. Gli acquari sono noti per essere innovativi e lottare per il progresso. Baba Vanga vedeva l'acquario come persone del futuro che potevano prevedere o addirittura modellare i prossimi cambiamenti culturali e tecnologici. Il loro approccio non convenzionale e orientato alla comunità li rende figure di spicco in qualsiasi movimento di cambiamento volto al miglioramento dell'umanità. 3. Vergine. La Vergine, secondo Vanga, ha portato ordine e attenzione ai dettagli in questo mondo. Il suo rispetto per la Vergine derivava dalla loro capacità di vedere la bellezza e l'armonia nella ricerca della perfezione. Baba Vanga credeva che la Vergine potesse trovare e curare le debolezze in qualsiasi sistema, sia esso un'organizzazione, un processo o una comunità, il che è veramente un dono divino. 4. Leone. I leone sono giustamente considerati i re dello zodiaco e Baba Vanga ha riconosciuto le loro qualità di leadership, capaci di ispirare e guidare. Vedeva nei leone la capacità divina di influenzare le persone e il mondo nel suo insieme, grazie al loro infinito entusiasmo e nobiltà. I leone possono illuminare gli angoli bui della società con la loro luce interiore, portando gioia e passione.